ragazzi, siamo allo Swank Rally 2021 prologo, oggi a Malpensa. Guardate qua il mitico ciglione di motocross, ovviamente con la Tenere. Ve la presento, la moto che userò per questa edizione del Rally di Sardegna, con gomme Dunlop, grafica dedicata, è la stessa che ho utilizzato anche a Imone al Motorelli, e fondamentale il navigatore Garmin. La moto tra l'altro è dotata anche del kit Andreani per la forcella e del mono Olis, vi mostro anche la gomma Dunlop dietro, e adesso si va a fare il prologo. A 45, vieni avanti un pezzettino ancora, vieni avanti un pezzettino ancora. A 45? 45, sì. Ok. E qui per partecipare, ma soprattutto per documentare, poi vedrete il contenuto. 10 secondi. In questa splendida esperienza, vai perfetto. 5. Prologo fatto, bellissimo, fangoso, siamo al primo intervento da Andreani con Andrea Moretti. Grazie ragazzi, perché Imone ha un setting molto da pilota, da crossista. Abbassiamo un po', adesso cosa facciamo? Abbassiamo un po' e sprecherichiamo un po' la molla, vediamo un po'. Ok. Vediamo se troviamo il bilanciamento corretto della moto. Grazie. Alessandro Botturi, ciao Ale. Buongiorno Andrea. Stai preparando la borsa, ti lascio tranquillo, però commentiamo ieri, prologo, primo posto del Bottu con la Tenere contro le monocilindriche e le moto da rally. No dai. Bene. Sei carico con questa moto, eh? Ci divertiamo, mi diverte la moto. Buona giornata. Grazie. E buon divertimento, ciao Ale. E poi siamo con Luca Lussana di Yamaha Moto d'Italia che ci ospita. Sono ospite con loro, con la Yamaha che ha usato anche Imone al Motorelli. Grazie Luca. Gradito ospite, ci divertiamo allo svolto. E poi guarda che manager Yamaha. Sei vestito da moto. Bene, non poteva essere altrimenti, dai. Grande Luca. A dopo, ciao. Qua le Yamaha con cui corriamo è il vincitore del trofeo del challenge Yamaha Tenere quest'anno, Davide Righi. Ciao bello. Davide, vai piano, che già ieri mi rampava qua nel prologo aggressivo. Ah, ti vengo a prendere, mi ha detto, eh. È vero o no? Sì. Provavamo a recuperare. Gara è gara, bravo Davide. Dai, attenzione, grazie. Mentre salutiamo Davide c'è il mito della Dakar. Ehi, Franco Picco, te quando vedi una telecamera arrivi subito. Buongiorno. No, devo stare attento perché ho paura che mi ciuliavi già la moto anche stamattina. Grande Franco. C'è sempre quel rischio con te. Tutto bene, com'è andata il prologo ieri? Prologo, giusto adesso sarebbe meglio farlo quella pioggerellina di stanotte, no? Ristoro dello Swank Rally, primo giorno, tappa da Malpensa a Genova, tra poco la speciale, siamo a Bosio.
Qua c'è lo squadrone Yamaha con Maschi che cambia le gomme a raffica. Gabriele, Catano. Ciao Catano! Ciao, ciao perfetto. Quello che dice la mattina, partiamo in gruppo, poi scappa mentre gli altri fanno colazione. Brutta persona. Ciao Stefano, come sta andando? Bene, sto cercando una birreria nei paraggi. Bravo. Per dopo. Va bene. Poi vediamo altri protagonisti, le nostre Yamaha. Alex! Come è andata? Alex Salvini, lo conoscete ragazzi, campione del mondo di enduro. Bene, te lo dico dopo la prova speciale. Per adesso divertito un casino che non pensavo. Te che sei un pilota, ti diverte fare queste cose da... Allora, prima volta in assoluto con roadbook, sono partito stamattina, non sapevo neanche leggerlo. Però non mi sono mai perso, quindi, e non ho sbagliato un bivio, quindi dai, per ora tutto bene. Ci siamo alla partenza della prima prova speciale del primo giorno. Angelo, sei pronto? Tu hai fatto seconda al trofeo Challenge Tenere quest'anno, esatto. Motorelli. Esatto. Carico? Sì, dai, vediamo. Quanti anni hai? Diciamo, perché col casco non ti vedono a casa. 21 anni, e come ti sei appassionato alle Maxi Enduro? Per caso. Come per caso? Ti sei alzato una mattina a comprare una Maxi Enduro? No, l'ho comprata per fare dei giri su strada, diciamo, poi dopo... E poi guardati qua, tassellato. Professionale mi ha informato del trofeo e dopo... Moto, tra l'altro hai fatto secondo con la moto tutta kittata di sospensioni, vero? Tutta speciale. Sicuro. No, è tutto originale, tutto originale. Grande. Oh, via con la speciale. Vai avanti tu che sei giovane. In che senso? No, ma come fermarmi qua? È una speciale, ma non lo so. La gente dice, vai, fuma la sigaretta e poi parte. Ma io non fumo, non si fuma, fa male. 4, 3, 2, 1. Speciale molto lunga, tecnica, terreno morbido, a tratti molto scivoloso, ci vuole molta attenzione, sasso bagnato, mannaggia, aveva ragione Rino, è una speciale impegnativa, sicuramente impegnativa. Fango, sassi, lei è molto composta. Qua andiamo su centrale, mamma mia. Che pelo qua, che pelo. Dai. Non ti fermare, Tenerona. Ragazzi, super tappo allo Swank, prima tappa veramente duro. Ragazzi, cerco di salvare la GoPro da qua perché è dura. Eccoci al porto di Genova, prima tappa andata, speciale annullata, poi vi racconto tutto, ma intanto siamo al porto. Ciao Gabri, tutto bene? A posto? Sì, voi?
Noi la speciale annullata, però è stata bella anche così, dai. Ci abbiamo provato fino alla fine, mai mollare. Mai mollare, tu oltre che lavorare per Yamaha, dai anche un sacco di gas. E quello che è salito più in alto di tutti, in speciale, persino più di Giorgio Rocca. Grande Luca, adesso ci imbarchiamo e domani arriveremo in Sardegna domani per la seconda tappa. Spettacolo in Sardegna, è uno spettacolo. Moto.it, c'è sempre Franco Picco su Moto.it. Franco, oggi ci siamo visti poco purtroppo, com'è andata? Oh, 260 km, avevamo paura della pioggia al mattino, invece è andata bene. E cioè, giusto giusto. Bravo. Di tutto, bella, bella, bella giornata. 260. La speciale l'hai fatta o l'hai saltata? No, ero... Sei arrivato che era già chiusa? Era già chiusa, sì. Per... Volevamo il tuo tempo in speciale che avrebbe fatto impallidire Botturi, Salvini e Fontana, va bene. E dopo Franco c'è l'altra leggenda dei rally. Ale, com'è andata? Bella tosta, eh. Bella tosta. Ale... Non so se tu sei fatto la speciale. Ma secondo te sono venuto qua a pettinare le bambole? No, secondo me tu non hai fatto la speciale. Ah no, la salitona, curva a destra, poi a sinistra e su c'era... Adesso ho capito tante cose. Allora sei capito? Che hai fatto bloccare la speciale perché nessuno saliva, gli altri... si sono lamentati che uno era di traverso, eri tu allora. Questo è l'ultimo video con certo. Alessandro Botturi su Moto.it. Ragazzi, salutatelo perché non lo vedremo mai più. No, comunque era tosta veramente. Porca miseria, se la tosta. Puttanica, se la tosta. Io ho spinto. Puttanica cosa vuol dire? Puttanica. Puttanica. Cosa vuol dire puttanica? Vuol dire che era difficilissima. Sardegna! Eccoci! Evviva! Porto Torres, seconda tappa dello Swan Rally, ci siamo! Ciao Franco! Speciale del secondo giorno. Divertiti Andrea. Grazie Rino, ti voglio bene. A noi si diverte. Si diverte. 5, 4, 3, 2, 1. Grazie. Thank you.
sai un barretta? No, non so acqua. Un grissino? Un bacino, è un bacino. Aspetta, andiamo a vedere. Ma lui è, oh, è quello di Italia 1? Sì. Oh, no, no. Ragazzi, sosta sulle montagne verso le paleoliche, mangiato un bombolone trovato per strada e guardate qua. Due paleoliche. Pronti? Grande, Giorgio Rocca. Qual è la regola dello sportivo? Mangiare, Giorgio? Continuare a mangiare sempre qualcosa. Siamo verso la fine della seconda tappa. Direzione Arborea e guardate le paleoliche in cresta, che meraviglia! Si avvicina al tramonto, luce bellissima sullo Swank Rally. Ragazzi, questa è la Sardegna. Che bello giro! Che bello giro, metto due O, va bene? Domani, bellissimo, domani ancora più bello giro. Esagerato adesso. Guarda che poi a Moto.it ci credono, vengono qua tutti, eh. Oggi bellissimo, stupendo, vero. Anche ieri c'era quel tratto lì che era un po' impegnativo, però capita, eh. Oggi proprio bello. Ma ieri è stata sfortuna, perché dovunque te ne cadono 3 o 4 su una salita è finita. Certo. Bravo Renato. Bene, grazie. Bravo. Complimenti. L'hai fatta tutta. Ma ormai io sono un affezionato dello Swank. Cazzo, sei l'essere più, sei il pilota più allenato al mondo. Esagerato. 24 ore al giorno. No, Ale. Si può dire, allora, guarda qua. Ragazzi, li chiamo all'ordine. Facciamo il video della serata, aspetta. Seconda tappa finita, Ale, com'è andata? Icnusa d'ordinanza, un po' di prosciuttino, un po' di pecorino e buona. Oh, dopo 300 km sono anche meritati, perché alla fine. Come è stato il giro? Vieni qua, perché qua tu sei un abitué dei rally, ci vediamo sempre io e te. Ma qua c'è anche Alex, vieni qua da Alessandro. Raccontatemi un po' il giro, lasciamo stare la speciale che abbiamo vista nel video. Com'è allora, stato il giro? Giro bello. Bello. E oggi era il festival della derapata. Okay. Io penso che la ruota dietro abbia fatto 100 km più di quella davanti. Oh, che sai che era anche scettico, capito? Perché con la televisione, sai, invece alla fine. Ma che faccia contenta che c'ha per i rally? No, devo spezzare una lancia a favore del botto stavolta, perché sono sempre stato un po' scettico sul motorelli, anzi, quando ne parlavamo gli dicevo, ma dai. Guarda che il botto la salunga, è furbastro. Mi sono divertito, un bel po'. Grandi ragazzi. Adesso domani voglio curare bene il roadbook per la speciale di domani. Ma voi li state ingarellando o sbaglio? Che vi controllate i tempi? Capito, non va bene che sono. Dopo mi perdo. Hai capito? Ma oggi si è un po' perso così. Lo zio gli ha dato ancora la sua. Capito? Lo zio, il resto del Carlino, gli ha dato ancora il resto del Carlino, hai capito? Grandi ragazzi, ci vediamo domani per la terza tappa. Aio! Aio! Ragazzi, dal paddock di Arborea, pronti per la terza tappa dello Swank con Renato Zocchi. Ciao Renato. Ciao. Oggi cosa facciamo? Oggi praticamente abbiamo fatto un tappone ieri per poter arrivare qui e vedere i posti che vedremo oggi. Facciamo tutta la zona delle miniere, delle dune. Le dune naturalmente le guardiamo da lontano. Ragazzi, pronti per la terza tappa. Anche Angelo, il giovane del trofeo, 21 anni, portati malissimo. Ne danno 30 però. Mi vendico, perché dice anche a me che li porto male. E poi grandissimo Ernesto da Vicenza. Nato in Messico. Messico, l'unico tu. L'unico messicano che fa il rally con una Triumph 1200. Grande. Ti stai divertendo? Moltissimo. Soprattutto perché ho conosciuto tante persone che sono veramente valide. Come voi. Poi molto spontanea questa dichiarazione. Non era preparato.
Angelo, vai a preparare la moto, vai. Grande Ernesto, in bocca al lupo. Ciao. Ciao ragazzi, ci vediamo dopo. Allo Swank è importante la moto, sono importanti le gomme, ma senza questa cosa qua non andremo da nessuna parte. Perché navighiamo con le tracce. Tracce fondamentali GPX caricate sul Montana della Garmin e poi c'è un'assistenza spettacolare grazie a Luca di Garmin Italia. Grazie Andrea, Luca. Grazie a tutta, sempre. Siete i numeri uno. Cosa stai facendo alla moto di Bruce Willis? Stiamo caricando le tracce perché... Perché te le dobbiamo suonare. Già si è perso ieri, non vogliamo che si perda anche oggi. Wow. No, ma non c'è problema, numero uno. Grandi ragazzi, ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao ragazzi, vai un po' avanti, ma uno solo, se no cambia niente. Ciao, ciao, ciao grande. Ragazzi, terza tappa, un postaccio. Guardate che meraviglia la Sardegna, quando vi dico che questa gara, questo posto sono bellissimi, è il motivo per cui hanno anche attirato qui i piloti più forti, Botturi, Picco, Salvini, Marco Aurelio Fontana, che è un ex ciclista ma un grande motociclista. Guardate che posto, Sardegna, moto, rally, mare, è pieno di italiani, tedeschi, austriaci che fanno surf, stupendo. Là ci sono gli amici di Yamaha, di MBE, Motorbike Expo. Il rally continua, adesso sosta, pausa, abbiamo fatto 100 km della terza tappa, sono 215 circa, caffettino, acqua, tanta acqua sempre anche dietro nel marsupio e poi si riparte perché a fine giornata ci sarà la prova speciale qui sulle montagne meravigliose ma molto difficili della Sardegna. Però abbiamo l'onore di fare un pezzo di trasferimento con Ale. Seguitemi. Sarà una parola. Ed eccoci dopo l'asfalto in fuoristrada con Alessandro. C'è la polvere, siamo in Sardegna, però ha uno stile, ragazzi, fa i tempi delle 4:30 con i campioni, lui con la sua Tenere 700. È una leggenda dei rally, Ale. Io faccio fatica adesso più che altro perché con la polvere non vedi i sassi grossi, che è un problema tipico dei rally più veloci. Vedete com'è, è scorrevole Alessandro, non fa una sbavatura. Qua lui fa tutto facile, però vi garantisco che la moto scivola a livelli pazzeschi. C'è un fondo tremendo. E adesso c'è anche Salvini. Aia che guerra. Alex Salvini, campione del mondo di enduro, supercross, motocross. Fa anche le gare di tria questo ragazzo qua. E vedete, adesso già due moto, diventa impossibile seguire i campioni perché non vedrei veramente niente. Anche Ale ha ridotto il ritmo con davanti Salvini perché la polvere tipica del rally di Sardegna. Bel tratto enduristico allo Swank Rally. Terza tappa con tante sorprese. Guardate quanto è stretto. Mandiamo la Tenere su di qua in mezzo ai sassi. Questo deve essere un piccolo torrente in secca. Il Garmin però mi dice che è di qua la strada, quindi io la affronto. Veramente strettissimo, tengo il casco basso, sennò sono tutte ramate sulla fronte, sugli occhiali. Guardate che roba, che bel toboga. Speciale del terzo giorno. Sei forte Andrea. Rino fa bravo. 3, 2, 1. No.
speciale, ragazzi. Per adesso molto duro, anche tecnico l'avvio. Ho preso le curve larghe per dare il giusto abbrivio alla mia Tenere. Siamo attenti alla navigazione, non bisogna perdere tempo con le note sbagliate. Qua dritta ancora. Pezzo veloce. Era 31, eh? 53.01. Commento a caldo di Alessandro. Ale, a me sta roba qua è piaciuta a livelli. Sì, quasi ti malettava. Preso un po' di polvere, però. Da me? No. Ah, perché? Ho passato con un KTM, uno con un Bexere, uno con mia. Ma tu sai perché ho corso come una bestia? Perché avevo paura di farti prendere. Eccoci all'arrivo del paddock della terza tappa, che è stata, ragazzi, bellissima. Veramente bella, arriviamo tardi perché ci siamo fermati a mangiare uno spuntino col Bottu. Guardate qua le moto dello Swank Rally, le Tenere, Maurizio, Sanna. Che bella giornata che è stata. Guardata. È una moto incredibile. Nasce per il turismo, avventura. Non ci credeva, anche il Bottu non ci credeva, ha voluto controllare la tabella. Guarda che bello specchiarsi nei tuoi occhiali. Tempone pazzesco. Sì, prego. Sì. Bravo, molto bravo, contento. Bravo, amico mio. Grazie Simo, do la moto all'assistenza. Ciao. Grazie. Quarto giorno, ragazzi, partenza della quarta tappa, l'ultima, quella con la speciale nella sabbia infernale della Sardegna. Moto pronta e sentiamo un commento adesso da Simone. Guardate con che mezzo, Tenere Spirit. Ciao Simone. Ma no, tu perché mio. Sei qua allo Swank Rally? Sono qua con questo mezzo. Perché vabbè, abbiamo qua le moto Yamaha. In Yamaha tu fai parte di Yamaha e io do il mio supporto al ristoro, da bere. Mi piace vivere. Ti piace? E com'è l'assistenza di un rally vista da te, appunto, che la stai facendo? È una figata pazzesca, è bello vedere quando arrivate la stanchezza, l'adrenalina dopo la speciale, voglia. L'adrenalina dopo la speciale, la stanchezza a fine giornata, l'amicizia tra gente che magari vi vedete una volta all'anno in questa occasione. È vero. Partiti, ultima tappa dello Swank Rally. Seguiamo il Garmin, Montana, ci aspettano, guardate quanti chilometri, 303 chilometri di piacere e di godimento, arriveremo ad Alghero, faremo anche l'Alghero Bosa e poi speciale nella sabbia.
Ragazzi, ai ai ai, credo di aver fatto l'unica e più grossa stupidata dello Swan Rally, perché sono fatto l'ultima strada a fuoco dopo aver perso il bivio. Ho beccato i due timbri orari che verificano che tu sia lungo il percorso, ma pollo che sono stato, ho perso l'uscita. Ho notato, però ero molto veloce, che c'era un bivio a sinistra con qualcosa segnato, pensavo fosse un ritardo del Garmin, invece il Garmin non sbaglia mai, io invece ho mancato l'uscita della speciale. Quindi col fatto che sono fuori classifica comunque come ospite Yamaha della squadra Teneré, a questo punto proseguo perché mi mancano, guardate quanti chilometri, vediamo un po', mi mancano esattamente 230 chilometri, sono le 10:15, proseguo e andiamo verso la fine della giornata. Purtroppo speciale buttata via perché ho mancato l'uscita della speciale, quindi non avrò l'orario, il tempo fissato sulla tabella. Momento bellissimo allo Swank. Siamo all'arrivo a Sorso. Lo Swank 2021 è finito, è stata un'edizione bellissima. Sei d'accordo? D'accordissimo, grazie mille, è stato stupendo. Prima occasione, ma tutti bravissimi. Bella bellissima. Anche la compagnia, siamo divertiti anche tra di noi, eh? Sei d'accordo? Guarda che faccia che c'ha lui. Bello contento. Bello stanco. Sì, contento, poi moto felice. Di tutti i tipi. Tu hai un bellissimo XR 2,5. Sì, un po' vecchiotta, ma ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta la grande. Io una Tenerona 700, ce l'ha fatta anche lei. Però è bello così. Vecchie, nuove, piccole, grosse, però guarda la faccia, mi sa che è la stessa, eh? La faccia è sempre il culo. Esatto, adesso andiamo a cercare quello che ha vinto, potrebbe essere il Butu, chi lo sa. Probabilmente. C'è anche Harry, arriviamo! Harry Favre. Morto, sta benissimo, guarda che posto, ti è piaciuto lo Swank? Molto bello, molto divertente, molte cose da migliorare, però c'è un passo avanti, non molto che funziona. Bravo, bravo. Grande Harry. E poi Domitilla, l'ho fermata con lo stivale perché stava andando oltre. Domi, com'è andata? Ciao Andrea, benissimo, sono felicissima. Guarda, quante, tutte facce contente, eh? Sì. Contente. Sì, no, grande Domi. Felice. Complimenti, ho sentito solo complimenti sulla tua guida. Grazie, brava. Grazie. Ha vinto il grande Botto. Grande Botto, secondo a sorpresa. Secondo Ottavio Missoni, che già l'anno scorso aveva vinto la classe, quest'anno ha rivinto la classe. Classe, diciamo, correva con la moto d'epoca. Correva con la moto d'epoca. E terzo Marco Aurelio Fontana, da campione di bici a campione di moto. Grande Marco, che lui sogna la Dakar e ti stai avvicinando, Marco, bravo. Protagonisti dello Swank. Nico, eccolo. Sempre di traverso, com'è andata? Bene, sempre di traverso, appunto. Percorso stupendo, poi la prima volta che faccio un rally che si sposta da un posto all'altro, ho sempre fatto dei rally dove partivi e tornavi lì, mi è piaciuto da morire, posti stupendi, poi oggi prima volta con la sabbia col Teneré. Veterano dei rally, li fa dal 1952, Fabio Mauri, com'è andata? Bene, benissimo, sulla sabbia mi sono divertito, ma sono qua. Grande, e poi il rookie e che rookie, eccezionale debutto di Alex Albini, com'è andato? Allora, meglio delle aspettative, perso qualche volta, rischiato un pochino, però divertito un casino, quindi direi ottima prima esperienza e primo approccio al roadbook. Sentiamo il commento di Botto su Mario. Ma veramente stupito, perché ha navigato bene, con un bel passo da rallista. Sono un rallista. Lo mandiamo alla Dakar? Sì, sai che secondo me la può fare veramente il Dakar. Va bene, e senti, prima di commentare il tuo risultato, di come è passata la mia moto sulla sabbia in quel curvone di brutto. Oh, hai fatto una curva che non sembrava neanche te. Come non sembrava? Di quanto hai curvato? Oh, veramente, l'hai fatta forte. Sono rimasto anche male. Ho curvato in piedi e saltando anche la buca, ho detto, Madonna, il perfetto, sei carico oggi. Poi ragazzi, i rally sono bellissimi, però adesso... Però c'è stato un problemino, adesso è uscita speciale. Ho cannato, l'ho detto nel video qua, che si vede... No, l'ho detto. Ho cannato l'uscita, quindi speciale buttata via. Però adesso basta parlare di me, perché Ale, complimenti. Hai vinto lo Swank Rally con la Teneré 700. Hai battuto anche le monocilindriche, sei andato alla grande. No, dai, alla fine, come ho detto, è una grande divertita, perché ho coinvolto tanti amici a venire a fare questa manifestazione, che è bellissima perché mette insieme tante, tante cose, dall'appassionato anche al professionista, poi in posti incredibili. E per me
era parecchio navigata per essere una gara, diciamo, non titolata, e ho fatto un buon risultato, l'esperienza è uscita. Poi è stata bella questa settimana con Alex Salvini, con Fontana e tutto, sempre ci guardavamo i tempi e tutto, e Salvi diceva adesso attacco, gli ho detto, anche se navigare c'è solo da lì il gas. È stato veramente bello. Allora, poi anche con te, Andrea, abbiamo fatto tanti chilometri assieme, è sempre una bella soddisfazione. È vero, veramente bellissimo lo Swank, poi col voto speciale. Ragazzi, ci vediamo l'anno prossimo, col voto prima su moto.it, ma lo Swank l'anno prossimo, ci conto. Alla grande, non solo lo Swank, anche qualche altra parte. Va bene, commentate qua sotto, ragazzi, ciao, grazie di averci seguito. Ciao ragazzi.